Sembra che abbiano portato con sé solo vecchi appunti e un vocabolario d'italiano. In verità, all'interno dei loro zaini c'è sempre stato molto di più. Lo hanno raccontato alle nostre telecamere i maturandi dell'Istituto Scolastico Casardi di Barletta, legati da un filo invisibile agli oltre 500.000 studenti italiani che in questi giorni si stanno mettendo alla prova con gli esami di maturità. Ecco che all'ingresso di quella scuola che li ha protetti in questi 5 anni, gli studenti hanno aperto quello zaino per vedere più da vicino cosa si porteranno dentro per tutta la vita. Sicuramente un grande bagaglio culturale, soprattutto dopo le materie che ho percorso, ho studiato per tutti e 5 gli anni, che sicuramente mi serviranno appunto per il futuro. Ovviamente la mia professoressa del cuore, oppure il mio compagno di banco, o quelle esperienze belle come le gite, o le esperienze a Bari anche nell'ultimo anno, l'orientamento. Sono stati dei belli anni, anche se col Covid siamo comunque riusciti a superare tutte le difficoltà e nonostante ciò avrò un bel ricordo di questi anni che sono fondamentali per la crescita personale di qualsiasi ragazzo. È un momento decisamente speciale ed importante che comunque segnerà le vite di tutti noi perché poi ci porterà ad affacciarci al mondo del futuro e quindi io lo voglio vivere tutte le sue emozioni e tutto quello che mi porterà e speriamo che vada bene. Qualunque sia la strada che sceglieranno, questi giovani hanno davanti a sé un futuro pieno di opportunità e sfide e alcuni hanno già le idee molto chiare. Sono musicista, quindi suono io già e quindi essere in questo ambiente sicuramente mi è giovato, mi è piaciuto in questi anni essere con persone simili a me. Ho sempre desiderato e continuo a desiderare tuttora, ho questo sogno appunto di essere un musicista, cercherò, insomma, spero di essere uno dei migliori. Da grande penso di intraprendere, diciamo, la strada del giornalismo perché appunto mi interessa molto e mi piacerebbe, diciamo, entrare in questo mondo, sperando di riuscirci ovviamente. Tra le tracce della prima prova, quella di italiano, il testo tratto da Elogio dell'imperfezione del premio Nobel Rita Levi Montalcini, un invito ad accettare le proprie imperfezioni e a trasformarle in punti di forza, a mettersi subito alla ricerca della propria strada. C'è un augurio appunto a tutti, ai maturandi soprattutto, ma a qualsiasi ragazzo cercando di raggiungere appunto i propri obiettivi nella vita per essere liberi.